Qui ci sono le ragazze che hanno lavorato anche a tutto questo, alla messa in opera, non solo alla realizzazione. Adesso stanno portando al centro del labirinto un minotauro, o meglio è un toro androcefalo che è stato realizzato partendo da un modellino che è stato trovato nelle terre alfonsine 50 anni fa e che rappresenta un po' la storia anche di questo minotauro che tenterà di uscire e che sarà collocato anche lui all'interno del labirinto, e credo che abbia un valore proprio anche perché le origini di questo toro sono abbastanza oscure, non si sa bene se siano etrusche, se siano greche, quindi ha di per sé un suo mistero che credo sia importante mantenere, anche perché rappresenta un'icona all'interno di tutto questo disvelamento simbolico, perché come diceva qualcuno l'uomo è un animale simbolico, quindi credo sia importante che ci sia anche questo minotauro che servirà anche ai bambini per giocare.